Ciao. Ciao. Lo sai? Le statistiche di mercato per la nuova offertona Xavier mostrano chiaramente un enorme successo. Dici davvero? Non avrei mai pensato che quella cosa potesse davvero prendere piede. Che cosa offre in più rispetto alla vecchia offerta che attrae così tante persone? Molto. Il sistema di controllo del cliente è totalmente nuovo. E quindi la gente non sa che grazie alla tessera co-op che portano possiamo controllare i loro corpi e i loro impulsi. Um. Mm. Quindi possiamo renderli degli zombie dipendenti solamente dal nostro ottimo prodotto? Sì. Eccellente. Beh, se questo ti sembra tanto, la co-op sarà presto una potenza mondiale. Il Partito Nazionale Coopalista dei Lavoratori Coop ha preso piede e presto tutto il mondo sarà soggettato ai voleri totalmente ellittici della grande azienda. Dici davvero? Vuoi dire che... Sì, sì. Le potenti squadre di epurazione Coop hanno appena terminato il loro addestramento nei grandi fabbriconi. Ora che sono potenti nulla potrà opporsi al volere dell'azienda dal sacro ellisse, un solo grande ellisse ricoprirà il mondo e i valori co-op saranno gli unici ad essere insegnati alle future generazioni di clienti. La co-op avrà finalmente il riconoscimento che si merita per l'enorme sforzo di divulgazione del sacro verbo co-op che con molto impegno propaganda da ormai numerosi anni. Già. E inoltre, Radio Coop contribuirà a diffondere le parole del furrer della Coop a tutto il mondo civilizzato, grazie alla speciale antennona ellittica posta sopra al fabbricone Coop Maximo.